Carissimi amici, buona serata a tutti, buon sabato e buon weekend. E una nuova recensione di un rasoio. In questo caso abbiamo Blackland, rasoio californiano, quindi recensione di un'azienda californiana. Vediamo un po' che cosa ci presenta questa sera. Come rasoio che avevamo già visto diversi mesi fa, abbiamo qui Blackland. Qui abbiamo Dart, rasoio in acciaio, in questo caso, come la casa vuole. I rasoi ricavati dal pieno del metallo, e quindi scarto la confezione in cos'è questa? Gomma piuma questa, ma anche piuttosto tenace, devo dire. Quando si apre la confezione si ha proprio l'impressione di capire che cosa racchiuda la confezione. Bene, un rasoio in acciaio pieno, ricavato dal pieno. È veramente pesante, come anche la qualità delle finiture. Si vedono veramente gli utensili che sono passati su questo pezzo. Guardate che roba, pazzesco comunque. Io quando vedo i Blackland sono sempre stupito, perché sono veramente incredibili come lavorazione. Sono stupendi, devo dire. Poi il manico così pesante, e poi tutto ricavato, scavato dal pieno, Blackland. Azienda californiana, eh? Vediamo un po' il peso di questo rasoio, deve essere ri abbastanza rilevante, devo dire. Andiamo su bilancia elettronica, che utilizziamo praticamente sempre per questo tipo di recensione. Qui abbiamo 101 grammi, 101, 102 grammi, 101. 101, 102, quindi un rasoio che si fa sentire, eh? Dart. Qui si tratta di un rasoio che è closed, ha però una curvatura della testa tale da modificare l'angolo di rasatura e renderlo più efficace. Stavo dicendo confortevole, in realtà è più efficace questa piegatura della testa, eh? Sì, perché la testa è curva, quindi piega la lama in modo da avere un angolo di utilizzo non come facciamo magari con una testa più piatta, di alzare il braccio, mentre invece è più indicato a tutti coloro che non utilizzano questa tecnica, che utilizzano una tecnica normale, di applicazione sul viso, e quindi tendono ad utilizzare il rasoio quasi come fosse un multilama, per esempio, no? Multilama, mai ci sogneremo di alzare il braccio. Lo utilizziamo invece tradizionalmente abbastanza parallelo al viso. Ecco, in questo caso la testa così conformata fa lavorare la lametta in modo da essere più efficace. Dart è piuttosto prensile. Si prende bene sulla
sui polpastrelli, diciamo che ha un appoggio anche sul mignolo, lucidato, che non lo fa scivolare drasticamente. Qui parliamo di acciaio pieno, acciaio pieno, lucido, quindi è un piacere averlo in mano, sicuramente. Testa, una testa anche piuttosto pesante, magari vediamo i pezzi singolarmente quanto pesano. Qui abbiamo una testa di 30 grammi, abbiamo 29 grammi di testa, tra copri, lametta e pettine, e poi abbiamo qualcosa come 81, 82, no, cos'è? 72 grammi di manico, 72 grammi di manico, una testa da 30 grammi, e il manico di 70 e passa. Un gran bel pezzo da tenere in mano. Diciamo che qui ogni lama ha il suo perché, ha la sua funzione per essere utilizzata. Questo è un tipo di rasoio che io, è un tipo di costruzione che io amo, quella ricavata dal pieno, cosa che al giorno d'oggi, diciamo, con gli standard che noi abbiamo, non è facile da trovare. Il prezzo non è elevatissimo, però non mi pronuncio perché la recensione potrebbe essere vista comunque a distanza di settimane o anche di qualche mese, quindi sicuramente è suscettibile però di variazioni, però non credo di tantissimo. È un rasoio che non è male come pezzo sul mercato, anche queste, anche tecnicamente, questo pettine tagliato in due con queste due svasature, che permettono appunto alla schiuma da barba, alla crema da barba di convogliare all'interno, permettono sotto la lama appunto uno scorrimento maggiore, vorticoso. È un gran bel pezzo, devo dire, questo Dart. Domani lo proviamo. È un po' che non vediamo questo Blackland. Dobbiamo provarlo. Dobbiamo provarlo, dobbiamo vedere. Sicuramente qualsiasi lama sotto questo tipo di rasoio scorre sicuramente bene, ma il peso è rilevante. Addirittura mi faceva pensare ad un peso superiore, questi 100 grammi di rasoio lo proviamo domani, cari amici, durante la rasatura. Bel pezzo, brava Blackland, io lo ripongo nella sua confezione. Ci sono anche delle lamette che io magari non utilizzo, la scorsa volta non ho utilizzato. Che sono queste lamette? Vediamole un attimo nel dettaglio. Vorrei vedere come sono queste lamette. Poi io faccio sempre fatica a sconfezionare le lame, ma le voglio vedere però. Queste lame Blackland. Ah, sono delle persone, certo. Sono delle persone, quindi.
Magari le utilizziamo domani, visto che l'ho già tolto dalla confezione, la tengo già per domani, così vediamo la specifica, appunto, il suggerimento del costruttore, le proviamo con queste persone. Quindi lascio già una lametta pronta per l'utilizzo di domani, la mettiamo qua accostata al rasoio, così domani quando togliamo dalla confezione il pezzo abbiamo già tutto pronto. Adesso lo ricompongo, questo Blackland. Io vi auguro buona serata, buon sabato sera, ci vediamo domani cari amici per la rasatura. Ciao carissimi, buona serata, buon sabato sera. Ciao da Mauro e dal canale della rasatura del neofita.